Ciao a tutti amici di cineafoniaci.com, questo è il nostro canale YouTube e oggi siamo qui con Tunes Go, un programma prodotto da Wondershare che ci permetterà di gestire in modo semplice e veloce le nostre musiche preferite all'interno dei nostri dispositivi Android e iOS. In particolare questo programma ricalca le linee guida già prodotte con iTunes e cerca di migliorarle aggiungendo qualche feature abbastanza interessante. Andiamo a vedere quindi di cosa si tratta e che potenzialità ha questo programma. Una volta aperto, ci si presenterà un menu con tante playlist, come potete vedere. Andiamo anche a scorrere così vi fate un'idea di quante playlist sono presenti, ovviamente se ne caricano sempre di più. E come potete vedere da questo logo qui, la maggior parte di queste playlist sono le stesse playlist che troviamo all'interno della nota applicazione Spotify. E che ci vengono proposte quindi anche da Wondershare nel suo Tunes Go in modo da avere un riscontro con le playlist che più preferiamo all'interno dell'applicazione per Android Spotify. Andiamo quindi a cliccare all'interno di una di queste playlist, in questo caso andiamo ad aprire Today's Top Hits che all'interno ha 50 brani. E come potete vedere, creata da Spotify. Ci vengono proposte tutti i 50 brani che sono presenti nella playlist originale che troviamo su Spotify e non solo, abbiamo anche altre playlist che ci vengono consigliate in base alle ricerche recenti che abbiamo fatto. Sarà possibile attraverso questo menu non solo acquistare la canzone attraverso canali sia digitali che fisici, attraverso appunto Amazon e eBay. Ma avremo anche la possibilità di scaricare l'intera canzone. In questo caso andiamo a fare il nostro test utilizzando Cheap Thrills di Sean Paul e Sia e andiamo a cliccare su questo tastino qui in basso a destra. Una volta cliccato, Wondershare Tunes Go ci metterà il brano automaticamente in coda di download. E lo scaricherà, comincerà a scaricarlo non appena appunto avrà completato l'analisi del link. È importante dire che comunque queste canzoni vengono, come è anche scritto qui con questa nota in calce, vengono scaricate completamente da YouTube, quindi verrà scaricato prima il video della canzone e poi questo video verrà convertito in seguito, come potete vedere questo menu, verrà convertito da Tunes Go in audio e verrà aggiunto alla nostra libreria musicale. Attendiamo un attimo che la conversione sia finita. Ovviamente si occuperà di tutto il passaggio sia dal download che della conversione Tunes Go. Ed ecco qui. Una volta scaricato lo possiamo andare a cercare all'interno della nostra libreria musicale, come potete vedere, eccolo qui. Che viene aggiunto all'interno della libreria musicale presente sul nostro Tunes Go. Andando a cliccare, volevo farvi vedere anche una feature abbastanza interessante. Il nostro player che troviamo in basso comincerà la riproduzione della canzone. Come potete vedere, si sente anche in background. E una delle caratteristiche interessanti di Tunes Go e di questo player integrato è appunto la possibilità di avviare una sorta di modalità karaoke che dopo aver scaricato il testo della canzone ci permetterà di cantarla a ritmo di musica, come potete vedere. Come potete vedere, il programma è abbastanza interessante per quanto riguarda le feature presenti almeno su questa parte diciamo di gestione all'interno di Windows e di Mac. Sarà possibile scaricare quindi sia i singoli brani sia l'intera playlist. In questo caso, una volta scaricata l'intera playlist, all'interno della libreria musicale non troveremo la singola canzone, ma troveremo l'intero album con la stessa copertina che troviamo su Spotify. La parte però interessante, quella che forse ci interessa di più, è la parte che concerne la modalità dispositivo. Andando a cliccare, infatti, ci verrà proposto il nostro dispositivo che abbiamo connesso in questo momento, che è appunto lo Xiaomi Redmi 3. E sulla destra troviamo una serie di bottoni che ci permetteranno di gestire tutte le funzioni di cui Tunes Go dispone. Abbiamo quindi non solo la possibilità di copiare la musica dal nostro dispositivo alla libreria di iTunes,
ma abbiamo anche la possibilità di fare l'inverso e quindi di trasferire la musica dalla nostra libreria di iTunes e aggiungere io la libreria di TuneIn Go all'interno del nostro dispositivo. La funzione, diciamo che più mi ha allettato, che forse è la più interessante all'interno di questo menu dispositivo, è appunto la funzione copia la musica su un altro dispositivo, che ci permette, collegando due dispositivi, sia che siano Android sia che siano iOS, di trasferire la musica da un dispositivo a un altro. È utilissima infatti questa opzione, secondo me, quando dobbiamo cambiare telefono, ad esempio, e quindi ci serve trasferire la musica da un dispositivo ad un altro senza perdere troppo tempo. È possibile inoltre fare anche un backup della musica presente sui nostri dispositivi connesso, che in questo caso è lo Xiaomi Redmi 3, all'interno del nostro computer. La differenza fra questa opzione e la prima opzione è appunto che questa la salva su una cartella scelta dall'utente all'interno del nostro computer, mentre quello lo importa direttamente all'interno della libreria o di iTunes o di TuneIn Go. Quello che volevo farvi vedere in questo momento è il trasferimento della musica da iTunes al nostro dispositivo. Andiamo a prendere anche uno stream del nostro Xiaomi Redmi 3, così vi potete rendere conto di come funziona. Come potete vedere, non ho installato iTunes su questo computer, e posso quindi non posso scaricare, non posso importare la musica da iTunes al mio telefono, ma posso importarla dalla libreria musicale all'interno di TuneIn Go semplicemente cliccando su Importa da PC. Come potete vedere, l'intera libreria, si riferisce infatti alla libreria musicale di TuneIn Go, verrà trasferita all'interno del mio Redmi 3. Andiamo ad iniziare quindi il trasferimento. E quindi i miei file musicali sono stati trasferiti all'interno del nostro Xiaomi Redmi 3. Se andiamo a vedere, infatti, andiamo a riaprire lo Steam, come potete vedere, è apparso l'album contenente la canzone che abbiamo appena scaricato di Sia, e potete notare che questa viene scaricata in modo perfetto, come se fosse stata acquistata. Infatti abbiamo sia la copertina dell'album originale, sia il nome dell'album e degli autori che hanno composto tale album. Andando ad aprire, troveremo quindi la nostra canzone di Sean Paul e Sia, e ci permetterà, qualsiasi player abbiamo installato all'interno del nostro dispositivo, in questo caso Android, di riprodurre la musica che abbiamo appena scaricato. Questo è quindi quello che riguarda la parte dispositivo, che è forse quella più interessante di TuneIn Go, ma all'interno dell'altro menu, l'ultimo menu che dobbiamo andare ad analizzare, sono presenti alcune opzioni abbastanza interessanti, che potrebbero comunque giovarci, come la rimozione del DRM su file M4P e la ricostruzione della libreria su iTunes, che ci permette di aggiungere la musica dai nostri dispositivi iOS e Android alla nostra libreria iTunes. È presente anche l'opzione per trasferire le nostre playlist scaricate ad un'unità USB, quindi una pen drive, per appunto ascoltarla in mobilità attraverso un autoradio, e anche l'opzione per masterizzare la musica che abbiamo su un supporto fisico, su un CD. Quindi, che dire, mi avvio alle conclusioni finali per questo TuneIn Go, perché comunque è un'applicazione abbastanza semplice, come avete visto, con poche funzioni, ma che ci permettono di gestire in modo completo tutti i nostri brani preferiti. Non mi resta quindi che elogiare il lavoro di Wondershare, perché ha creato veramente un'applicazione molto, molto semplice dal punto di vista dell'utilizzo, e con molte funzioni che magari molte altre applicazioni del genere non riescono a supportare. Mi è piaciuta l'idea di inserire le playlist che troviamo anche su Spotify, anche se devo dire, non sono presenti tutte le playlist che ci sono su Spotify, perché soltanto quelle create materialmente dal team Spotify sono inserite anche su TuneIn Go. Non è un grande problema, anche perché utilizzando la barra di ricerca in alto potremmo cercare qualsiasi brano. Ad esempio, se cerchiamo lo stesso brano che abbiamo cercato in precedenza, quindi Cheap Thrills,
ci verranno mostrati i risultati di ricerca su YouTube, quindi dei video su YouTube, e ci permetterà quindi di scaricare comunque i brani, anche se non sono i nostri brani preferiti, anche se non sono presenti nelle playlist che ci vengono offerte da Wondershare. Questo programma, secondo me, è abbastanza interessante e utile se avete bisogno di un gestore musica che vi permetta di gestire non solo la musica all'interno dei nostri dispositivi Windows o Mac, ma all'interno anche dei nostri dispositivi mobile, indipendentemente dal sistema operativo utilizzato. Forse l'unica pecca è la mancanza di compatibilità con i sistemi Windows Phone, ma è diciamo diffusa come cosa la mancanza di compatibilità con i sistemi operativi prodotti da Microsoft per la mobilità. Per quanto riguarda invece il dove trovare questo programma, possiamo trovare Tunes Go all'interno del sito tunesgo.wondershare.com o semplicemente cercando sul qualsiasi motore di ricerca come Google Tunes Go, e possiamo sia provare il programma per un periodo limitato, ma questo soltanto sui dispositivi Windows, da Windows XP a Windows 10, oppure acquistare il nostro programma, qua potete vedere, scegliendo la licenza che più ci rispecchia e che più cerchiamo. È presente anche la possibilità di cercare, di comprare la licenza business se vogliamo avviare un'attività in questo senso. Qua potete vedere Wondershare Tunes Go è compatibile sia con i sistemi operativi Windows sia con i sistemi Mac OS X. E che dire, per questo programma Wondershare direi di chiudere qui. Perché abbiamo detto, diciamo, quasi tutto. Mi è piaciuta l'idea alla base di Tunes Go e quindi elogio Wondershare per quello che ha creato. Spero che il video vi sia piaciuto. Da Simone, da Cinafoniaci e da Tunes Go è tutto. Ciao!